Cosa stanno a significare le parole chiave su una carta del TCG di One Piece? Come si potranno comprendere al meglio per sfruttarne al massimo il potenziale? E durante l'andamento di un match, come potranno influenzarne le dinamiche? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Durante i vari match che ho disputato, soprattutto nei periodi del Super Pre-Release, ho notato personalmente che alcune parole chiave presenti sulle carte non le avevo intese bene. Infatti non è mancata occasione che, colto dal dubbio, abbia chiesto maggiori informazioni ai presenti che, come me, stavano partecipando al torneo, notando che anche alcuni di loro avevano compreso in modo sbagliato diversi inneschi. A tal proposito, quindi, ho deciso di esplorarne alcuni in questo video dedicato, dove brevemente ne comprenderemo assieme il funzionamento attraverso anche degli esempi pratici che vi mostreranno come replicarne il processo durante un match. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme il funzionamento delle varie parole chiave presenti sulle carte del TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. On play. Questo sarà l'effetto più semplice di tutti. Infatti vi basterà giocare dalla mano un character che possiederà questa parola chiave per innescarne immediatamente l'effetto dopo l'ingresso in campo. Main. Di solito questa parola apparterrà agli event e starà a significare che potrete innescarne l'effetto solo ed esclusivamente durante la fase principale del vostro turno. End of your turn. Come nel caso di Main, anche qui l'effetto si attiverà durante la end phase. Attenzione! Per fine del turno si intenderà letteralmente alla fine, quindi appena deciderete di cedere la mano al vostro avversario, questa parola chiave si innescherà. Once per turn. Lo dirà il termine stesso, infatti come nel caso di Kaido Leader, potrete attivarne l'abilità solo ed esclusivamente una volta ogni vostro turno. Active Main. Come per la parola chiave Main, che potrete trovare sulle carte Event, questo effetto verrà riportato tipicamente sui character e potrà essere innescato, come precedentemente menzionato, durante la vostra fase principale. Don, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4... Quando troverete questa tipologia di effetto di ordinaria amministrazione per quanto riguarderà le carte appartenenti al mazzo di Kaido Viola, dovrete letteralmente privarvi del numero di don pari al valore richiesto dall'effetto, spostando tale quantità di don dal terreno, riposizionandoli nel loro deck di appartenenza. Notate bene,
Per innescare l'effetto Don meno 1 e così via, potrete far tornare qualsiasi Don nel loro deck dedicato indipendentemente se essi saranno pronti o esauriti nell'area di costo o assegnati ai vostri character presenti sul terreno o al leader. Don per 1, per 2, per 3, per 4. Quando troverete questa dicitura, dovrete assegnare ad un vostro character un numero di don pari al valore richiesto dall'effetto. Don per 1, un solo don assegnato, per 2, due don, e così via. When attacking. Per innescare questo effetto vi basterà dichiarare un attacco con il character di riferimento. Sarà da notare che tale effetto si attiverà nella fase di dichiarazione degli attaccanti e quindi prima dell'inizio del calcolo dei danni. On block. Questa volta vi basterà bloccare un assalto rivale con un personaggio blocker presente sul vostro terreno, che riporterà anche l'effetto in questione per innescarne l'abilità. Attenzione! Ho posizionato questi ultimi tre termini uno dietro l'altro non a caso. Infatti, prendendo ad esempio Boa Hancock Blu a costo 4, li troverete proprio uno dietro l'altro. Quando sarà così, per attivare i campi in blu, dovrete necessariamente soddisfare l'assegnazione del singolo don richiesto durante il vostro turno. In caso contrario, l'unica parola chiave che potrà essere attivata sarà blocker, che vedremo fra poco. Counter. Di solito presente sulle carte event nel box di testo o sulla parte sinistra di alcune carte character, questa parola chiave potrà essere innescata durante la fase counter, per l'appunto, del vostro avversario, quindi subito dopo che avrete deciso di utilizzare o meno dei blocker in campo che vi apparterranno. Banish. Quando un personaggio che possiederà questa parola chiave andrà ad infliggere danni al leader avversario, impedirà a quest'ultimo di ottenere una carta dalla propria pila della vita, spedendola infatti direttamente negli scarti, senza innescare alcun effetto trigger. Rush. Un character con questo termine avrà la possibilità di attaccare nello stesso turno nel quale verrà giocato. Blocker. Quando il vostro avversario dichiarerà un attacco, se avrete personaggi con questa parola chiave presenti sul terreno, potrete dirottare l'assalto su questi ultimi, gestendo a vostro piacimento l'offensiva nemica per la durata di una singola battaglia, assicurando così al leader o ad altri character che possiederete di prolungare la loro presenza sul terreno. On KO. Un personaggio con questa dicitura azionerà la propria abilità una volta che verrà messo KO dopo il calcolo dei danni. Trigger. Quando una carta rivelata dalla pila della vita possiederà questa parola chiave, potrete optare di azionarne l'effetto invece che metterla in mano. Se la prima sarà l'opzione che deciderete di attivare, dovrete semplicemente seguire le indicazioni riportate nel box di testo nero che seguirà tale dicitura. Double Attack. Quando un personaggio con questo effetto dichiarerà un attacco e riuscirà ad infliggere un danno al leader avversario, quest'ultimo si vedrà assegnare invece due danni e sottrarre altrettante vite invece che una sola. Ultimo, ma non per importanza, sarà la presenza del numeretto nero all'interno di un cerchio bianco, che starà a rappresentare il valore in termini di don che occorrerà spendere dalla propria area di costo per poter innescare un effetto. Ovviamente il numero di don esauriti sarà pari al valore riportato all'interno del cerchio stesso. Parliamo ora di alcuni effetti di carte che per molti, me compreso, hanno rappresentato dei veri e propri enigmi. Partendo dal più discusso, l'effetto di Kaido Leader Viola.
Se l'avversario non avrà vite a sua disposizione, essi andrà ad innescare l'abilità di quest'ultimo, reintegrando 7 don dal campo al deck designato. Vincerete la partita? La risposta sarà no, dato che l'effetto di Kaido specificherà di mandare nella pila degli scarti una vita avversaria. Quindi niente vite, niente effetto. Vi sarete solamente privati di 7 don. Altro quesito è stato: quando si parla di una battaglia, si intende l'intera durata della Battle Phase o solo un combattimento che coinvolgerà sia i character che i leader? La risposta giusta sarà la seconda. Ogni volta che dichiarerete un attacco con un vostro personaggio, inizierete una battaglia. Quindi, per farla facile, se lancerete l'offensiva con 4 membri della vostra ciurma presenti sul terreno, avranno luogo 4 battaglie. Per quanto riguarderà invece l'innesco di quegli effetti che verranno posti in sequenza, come ad esempio sarà per Usopp, per innescare la sua abilità che vi permetterà di pescare una carta ogni volta che il vostro avversario attiverà un event, dovrete necessariamente assegnargli un don per poter usufruire della sua capacità solo durante il vostro turno e solo una volta per turno. Quindi andrà da sé che se non conferirete alcun don al cecchino della ciurma di Cappello di Paglia, non avrà luogo alcun effetto. Infine, quando noterete che tra un effetto e l'altro ci sarà uno slash a separare i termini, ciò starà a significare che potrete attivare una sola di quelle due parole chiave a seconda del caso. Tornando a Boa, con effetto When Attacking On Block, assegnandogli un don nel vostro turno, potrete decidere di attaccarci innescandone l'effetto in fase offensiva o bloccarci un attacco rivale usufruendo dell'innesco dell'abilità in fase difensiva. In descrizione comunque vi lascerò il link al regolamento ufficiale dove nel glossario a pagina 17, l'ultima per capirci, troverete un resoconto dettagliato della maggior parte dei termini che abbiamo trattato in questo contenuto. E voi avete alcuni dubbi da porre che necessitano di risposte? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.